Bevi, amore. Bevi. Ah, quando la vedo bere con tanta passione, io gliela voglio ancora più bene. Stavo appunto spiegando a suo marito che allo stato attuale delle cose la macchina, l'autovettura, non risponde più a un preciso dettato consumistico, ma è ridotta ormai a status symbol. Per cui, che circoli o non circoli, non ha nessuna importanza. Com'è giusto. Sei d'accordo, Franco? Sì, sì. Cioè, non lo so. Certo che io vorrei anche circolare con questa macchina. Professore, questa qui fa i 160 senza che te ne accorgi. Vede, lui mi recepisce ancora il fatto consumistico come un momento liberatorio. È fuori strada. Aggiornati, figliolo. Aggiorniamoci. E se consumassimo un piccolo spuntino? Magari. Mia moglie, quando si mette in viaggio, pensa a tutto lei. Beh, sì. Prodotti alimentari. Prodotti detergenti. Spray contro la traspirazione. Spray contro gli insetti. No. Scusatemi. Questo è uno spray che pulisce tutto, pulisce le stoviglie a secco. No, perché a me, francamente, mi fa schifo di mettere via le stoviglie senza lavarle. Quanti prodotti inutili qua dentro. Eh sì, ho bisogno di sicurezza. La signora ha anche previsto il caso di emergenza. Oh, che cosa fa? Può sempre servire, no? Certo. Su quale zampine? Le mani. Ah, anch'io. Cos'è? Liquido detergente ai fiori dei Caraibi. Potenza dei mass media. Franco, là! Che orrore. Oh. Ah, mi dispiace, si è rovesciata. Non fa niente, la vado a riprendere. Faccio una corsa. Sai che anche la principessa Grace è un amante? No. Dottore, perché non si siede in poltrona? Eh? Così sta più comodo. No, sto bene, quindi grazie. Qui da noi può mangiare tranquillo, dottore. Tutta roba fatta in casa. Pure le salsicce le fate da voi? Certo, come no. Mia madre ci metteva l'aglio, il peperoncino. La finocchiera. Così sono le nostre. Guanciale, non è pancetta. Io l'avevo sentito da come frigge. La pancetta non ci serve, dottore. Ce l'abbiamo già. Cos'è, il primo? Il primo. Oh, la prima. A tavola. Opla. Si siede, dottore. Grazie. Senta questo vino. Dottore, io sono venuto perché lei mi ha detto di venire, ma l'ingorgo non si è ancora sciolto. Che faccio? L'aspetto? Vai. Vuol favorire?
No, sì, ci mancherebbe altro. Lascia la macchina sola così la sfasciano un po'. Vado. Ho portato questo in caso di potersi servire. Tutto qua, eh? Grazie. Buon appetito. Buon appetito. Grazie, altrettanto. Ah, va a finire con questi fari. Ma ce lo fa a dormire? Guarda poco. Allora, sapete che cosa ho fatto? Sono andato al partito ed ho detto: ah, voi vorreste ghettizzare le minoranze. Bene. Allora, io prendo le distanze. Apro a sinistra.